Ciao a tutti amici di extremeardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le nuove Cooler Master MH751, cuffie da gaming di tipo stereo. Le MH751 sono delle cuffie che vanno ad aggiornare il precedente modello MH730, sempre di tipo stereo, con connessione jack 3,5 mm. Partiamo subito dalla confezione. Possiamo osservare il classico packaging della Cooler Master con i classici colori nero e viola, caratteristici dei nuovi e ultimissimi prodotti da gaming della serie gaming di Cooler Master. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, il modello e alcuni riferimenti alle caratteristiche principali dello stesso. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa e con altre caratteristiche principali di questo nuovo headset da gaming proposto da Cooler Master. All'interno della confezione troviamo due classici manuali di istruzioni. Come possiamo osservare, sono presenti per questa nuova serie, passateci il termine, l'MH751 con jack da 3,5 mm per la connessione e l'MH752 di tipo USB, in quanto è presente anche una scheda audio USB con relativo DAC integrato. A seguire troviamo un boom mic molto sempre con connessione jack 3,5 mm per la cathodo di tipo removibile. L'asticella è completamente flessibile, quindi avremo possibilità di posizionare al meglio il microfono verso la nostra bocca e quindi migliorare la comunicazione, anche se comunque microfoni di questo genere omnidirezionali garantiscono già un buon livello di cattura della nostra voce. A seguire troviamo un splitter 3,5 mm che ci permetterà di sfruttare anche il microfono, eventualmente collegassimo le cuffie al computer, o eventualmente, se non utilizzassimo questo splitter, potremmo utilizzare l'MH751 anche con un classico smartphone per ascoltare la musica. Troviamo ovviamente il cavo rivestito in teccio di tessuto, come anche il precedente, con relativo controller sul filo per regolare il volume e per attivare e disattivare il microfono, e questo ci permetterà di appunto utilizzare le MH751 come un vero e proprio headset da gaming in abbinamento allo splitter, altrimenti questo ci servirà per collegare le cuffie a un classico smartphone, a un'altra periferica dotata di ingresso 3,5 mm. A seguire ancora troviamo una busta, un sacchetto in feltro che ci permetterà di riporre le cuffie e trasportarle più agevolmente nel caso partecipassimo a qualche LAN party, qualche evento dove abbiamo bisogno delle nostre cuffie o semplicemente per trasportarle in viaggio. Ed infine troviamo le cuffie, che sono le Cooler Master MH751. Come possiamo osservare, il design è molto elegante e classico, dato anche dalla colorazione prettamente di colore nero. Le 751 sono identiche al precedente modello 730. Diamo uno sguardo più da vicino alle cuffie. Sono delle, diciamo, OEM delle TaxStar Pro 82, che sono delle ottime cuffie per ascoltare musica, ma anche, perché no, giocare. Partiamo dalla headband, che è abbastanza flessibile, resistente. Troviamo una buona imbottitura con un rivestimento in similpelle abbastanza liscio nella parte superiore della headband, e nella parte interna troviamo una identica imbottitura e rivestimento in similpelle. Abbiamo la possibilità di regolare l'ampiezza delle cuffie, quindi calzarle meglio sulla testa di ogni persona. I padiglioni sono di tipo tiltabili e rotabili, quindi sia per un eventuale storage delle cuffie, quindi per trasportarle in viaggio, sia per in questo caso tiltabili per posizionarle meglio sulla testa di ogni persona. Nella parte esterna troviamo un padiglione in plastica. Troviamo il logo privo di LED della Cooler Master, un lo logo rinnovato della serie gaming. La stessa cosa è possibile visionare nell'altro padiglione. Nel padiglione di sinistra troviamo l'ingresso per il microfono e l'ingresso per poter collegare il cavo di collegamento al computer,
Nella parte interna troviamo invece dei padiglioni con un buon rivestimento e abbastanza morbidi, con un rivestimento in similpelle come sempre. Troviamo dei driver integrati al neodimio da 40 mm. Adesso vi mostriamo anche come collegare il microfono, operazione abbastanza semplice e immediata, anche perché il microfono nella parte, diciamo, principale ha questa sagoma che ci permetterà e impedirà anche di poter infilare erroneamente il microfono sul padiglione di sinistra. Come possiamo vedere, le cuffie hanno davvero un design abbastanza semplice e molto elegante. E con questo è tutto. Vi rimandiamo direttamente e quindi alla recensione scritta sul nostro sito www.eximadio.com, dove troverete l'approfondimento di questo modello di cuffie, maggiori immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni e le nostre conclusioni. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.